piccolo robotino. Ciao a tutti! Oggi ho deciso di andare al centro commerciale per fare shopping. Ma c'è un ingorgo stradale. Saremo bloccati per circa 20 minuti. Che è successo? Non riesco a capire. Stanno tutti suonando. Devono essere sicuramente di fretta. Alcuni vanno al lavoro. Altri portano i bambini all'asilo o alle elementari. E qui c'è una lunga coda di macchine. Forse c'è stato un incidente in strada. Oh, guarda, avevo ragione, incidente, è proprio nell'incrocio. Ecco, ci sono due macchine con i paraurti rotti. Forse una delle due macchine è passata con il rosso e si è scontrata con l'altra. La polizia è appena arrivata. L'ufficiale di polizia ha delimitato l'area dell'incidente con dei segnali stradali speciali, così gli altri autisti possono passare oltre. Adesso devono vedere che è in fronte alle leggi stradali. Riuscite a sentire le sirene dell'ambulanza? È venuta a controllare gli autisti dell'incidente. Tutte le macchine gli stanno dando la precedenza. Guarda, il dottore è uscito dalla macchina con la cassetta delle medicine in mano. C'è tutto l'equipaggiamento necessario per il primo soccorso. Per esempio, potresti avere bisogno di un misuratore di pressione del sangue e di una siringa per le iniezioni. Se la persona si è fatta molto male, c'è bisogno di portarla all'ospedale. C'è una sedia speciale a rotelle dentro l'ambulanza per trasferirli. Oh, vedo l'autista infortunato della Suzuki gialla. È una ragazza. Ha un piccolo graffio sulla fronte, ma sta bene. Il dottore ci metterà sopra un cerotto. Il graffio guarirà in un paio di giorni. Credo che abbia sbattuto la testa sul volante. Grazie, dottore, del primo soccorso. Che bello, l'autista della Peugeot verde non è ferito! L'ambulanza se ne sta andando ora. Ha la sirena accesa, così possono arrivare in ospedale in fretta e non perdere tempo ai semafori, nel caso qualcuno abbia urgente bisogno del loro aiuto. Ok, miei cari amici, il traffico è scorrevole in strada, specialmente nell'incrocio. Gli incidenti qui succedono molto spesso, quindi stai attento in strada. Ricorda che sei parte del traffico. La tua e la vita degli altri dipendono dal tuo comportamento in strada. Grazie per aver guardato il nostro cartone, bimbi. Per favore, scegli cosa puoi vedere ora. Abbiamo molti, molti cartoni interessanti.